come è giusto che sia, disturbiamo Antonio proprio nel momento in cui sta stappando una bottiglia. Innanzitutto, come stanno andando le cose? Benvenuto su Terra Nostra prima di tutto. Buongiorno, buongiorno. Le cose stanno andando benino, direi. E sì, è vero, interrompere mentre uno stappa, però lo stappare è uno dei momenti più piacevoli, no? E quindi condividerlo con gli altri alla fine è sempre bello. Perché questo, ancora c'è qualcuno che non l'ha capito, è un bicchiere di vino, non è solo un piacere assoluto, ma è proprio anche un momento di convivialità. Assolutamente sì, è un momento in cui ci si rilassa, si inizia a chiacchierare, si inizia a dire la verità, magari, forse. È veramente un momento di convivialità, senza dubbio. A proposito di verità, io tutto sommato, già rispetto allo scorso anno, vedo qualche sorriso in più, è un'impressione mia sbagliata? Innanzitutto il vino com'è? Il vino è buonino, okay. Lo faccio io, è difficile dire. No, sì, c'è qualche sorriso in più, le cose stanno lentamente migliorando, alcuni mercati hanno iniziato a smuoversi e si inizia a vendere un pochino di più. Io vedo fra le tante bellezze, fra le tante bottiglie che avete in esposizione, c'è una che mi ha colpito per un'etichetta particolarissima. La giro, poi così la facciamo vedere anche in camera, che è questo Villa da Filicaia Chianti Superiore. Che vino è? Codesto è un 100% sangiovese, in questo caso del 2009, ha fatto un anno di barrique. Viene da una vigna un po' vecchio stampo, adesso si tende a fare le vigne in posti molto caldi e molto esposte al sole. Questa è sì esposta al sole, è esposta al sud-ovest, ma è su una collina con molto vento e una collinetta non particolarmente calda. Quindi viene un vino un po' vecchio stile, diciamo così. Cioè. E se dobbiamo consigliare un vino ai nostri amici di Villa Filicaia, da Villa Filicaia? Tutti, e sono i miei bambini, e che faccio? Ne preferisco uno? Domanda shock.